con un'aria solenne o triste. Continuate a ridere di ciò che vi faceva ridere. Sorridete, pensate a me, pregate per me. Che il mio nome sia pronunciato come lo è sempre stato, senza alcun enfasi, senza alcuna ombra di tristezza. La vita ha il significato di sempre. Il filo non è spezzato. Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri? Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vista? Io non sono lontano, sono solo dall'altro lato del cammino. Nelle tue mani, Signore, raccomando il mio spirito. Scusate un po' di confusione. Tonino è qui con noi, perché Tonino era innamorato di Caterina, oltre che un grande conoscitore della sua dottrina, che con molta umiltà la metteva in pratica tutti i giorni. Il suo desiderio era di abitare presso questo santuario, accogliere i pellegrini e parlare con loro della nostra Caterina. Spero di fargli cosa gradita e soprattutto fare cosa gradita al Signore e a Santa Caterina la messa in scena di una piccola parte di un testo che lui aveva preparato. E ringrazio anticipatamente chi ha voluto collaborare con me per questa serata. Carlo Terracciano, voce di Gesù. Barbara Conte, Santa Caterina. Elvira Todeschi, cronista. Anastasia Bruzzone, clarinetto. Eleonora Bruzzone, flauto traverso. Buon ascolto e ancora grazie al Signore di averci dato sul nostro cammino una santa come Caterina ed un amico come Tonino. Grazie. La sacra rappresentazione che vi proponiamo stasera è tratta da alcune lettere e dal dialogo della Divina Provvidenza, un dialogo tra l'Eterno Padre e Caterina, straordinaria illuminazione sulla verità, dettato dalla Santa e suoi discepoli nel 1378.
tormento e delle sue lotte, dei suoi energici io voglio e delle sue tenerezze materne. Questo pensiero noi crediamo che sia l'intuizione dell'essere di Dio e dell'essere dell'uomo come amore. Dio, colui che è l'assoluto, il suo essere è amore. Di qui nascono le domande a cui la vita di Caterina tenterà di rispondere. Perché Dio ama ed è, anzi, amore? Le mie creature,
devono lasciarsi condurre da me, che sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce. Chi viene con me non può essere ingannato, né camminare nelle tenebre. Thank you.
parte dello Spirito Santo e sono costituite da Lui come navicelle per accogliere le anime che vogliono accorrere alla perfezione e per condurle al porto della salvezza. Nelle comunità religiose trovi la ricchezza dei santi ordinamenti, disposti con tanto ordine e con tanta saggezza da quelli che erano divenuti tempio dello Spirito Santo. Guarda Benedetto con quanto ordine ordinò la sua navicella. Tu sei fuoco che sempre arde e non consumi, ma consumi nel tuo calore ogni amor proprio dell'altro. Guarda Francesco con quanta perfezione e odore di povertà ordinò la navicella nel suo ordine, dandogli per sposa quella vera e santa povertà che aveva preso per sé medesimo. Lo Spirito Santo li veste, li nutre, li inebria di ogni dolcezza e da loro somma ricchezza. E se tu guardi la navicella del Padre tuo, Domenico, vedrai che egli lo ordinò con ordine perfetto, volendo che i suoi figli attendessero all'onore di Dio e alla salute delle anime, mediante la luce della scienza. Tu illumini, e col tuo lume mi hai fatto conoscere la tua verità. Tu sei luce sopra ogni luce. Grazie, grazie siano resi a te, Padre Eterno, che non hai disprezzato me, tua fattura. Tu, vita, non hai guardato a me che sono morto. Tu, luce, non hai guardato le mie tempi. Tu, Trinità eterna, sei il mio solo conto. Che tanto più vedo, tanto più trovo, e quanto più trovo, più c'è. La mia anima non si sazia mai, ma ha sempre fame e sete. Trinità eterna, perché io spero di vederti sempre nella luce della tua luce. Termina qui la nostra breve rappresentazione. Mi chiedo...